Impronte Acustiche vi accompagna a teatro. Lasciatevi guidare nel repertorio curato da Iris Editions. Ben ritrovati. Ci eravamo salutati dopo aver parlato di Iris, uno dei capolavori di Pietro Mascagni, e la prima opera in assoluto ad essere ambientata in Giappone. Questa volta però non parleremo di un'opera. Seguitemi, facciamo due chiacchiere nel foyer. Dicevo che non voglio parlarvi di un'opera, ma vorrei raccontarvi proprio di Pietro Mascagni. La scorsa puntata ho accennato che lui fosse anche un grande direttore d'orchestra, oltre che compositore, e questa informazione qualche volta sfugge. Lui era iscritto al Conservatorio di Milano nella classe di composizione di Amilcare Ponchielli e insieme al suo compagno di stanza Puccini, e ha fatto la gavetta quella con le compagnie d'operetta in giro per l'Italia. Poi però ha deciso di lasciarlo. Era figlio di un fornaio e di certo non aveva le spalle coperte come Puccini, protetto da Giulio Ricordi. Nella sua attività di compositore quindi ha trovato non pochi ostacoli dal punto di vista editoriale, ostacoli che non gli permisero di sfondare subito. Così, a poco più di 20 anni, andò a Cerignola con la moglie, dove vi rimase per alcuni anni. Nel 1890, con l'esordio di Cavalleria Rusticana, il successo lo aveva praticamente investito in maniera fulminea e iniziò quindi ad arrivare una commissione dopo l'altra. E questo susseguirsi di commissioni portò chiaramente alla nascita di tutte le sue opere, tra cui L'amico Fritz, Iransau, Guglielmo Ratcliffe, Silvano, Zanetto e naturalmente Iris. In quegli anni, nel 1895, era stato nominato direttore nell'allora liceo musicale Rossini di Pesaro, oggi conservatorio. Rossini era per lui un vero e proprio idolo e per questo motivo studiava e dirigeva moltissimi i suoi lavori per omaggiarlo e per contribuire alla riscoperta del cosiddetto Cigno di Pesaro. Come direttore di quell'istituto non restò certo con le mani in mano, anzi, tra le altre cose creò anche un'orchestra composta dai migliori allievi dell'istituto, che veniva regolarmente coinvolta anche in delle importanti tournée ed era assolutamente in grado di tener testa all'orchestra di Toscanini. Nell'anno di Iris, il 1898 appunto come dicevamo, ha diretto anche la famosissima Ultima Sinfonia di Tchaikovsky, conosciuta anche come La Patetica, composta nel 1893 ma fino a quel momento sconosciuta al pubblico italiano. Quindi dobbiamo a lui l'aver portato una sinfonia così importante in Italia per la prima volta. Insieme a Illica, oltre che a Iris, volle lavorare ad un'opera ispirata alla commedia dell'arte italiana, Le Maschere, andata in scena nel 1901. E quest'opera si discostava un po' da quello che il pubblico era abituato a vedere in quel periodo, ossia storie di eroi, sangue, drammi, ma riprendeva più lo stesso spirito delle opere di Rossini, quindi uno spirito molto più leggero e giocoso. E per questo motivo non ebbe il successo sperato. Quella sera di gennaio l'opera fu programmata in contemporanea in più teatri d'Italia, da Milano a Genova passando per Torino e poi fino a Venezia, e infine l'unica città in cui riscosse un discreto successo, Roma, in cui dirigeva lui stesso. Lo stesso anno, il 1901, l'anno in cui morì Giuseppe Verdi, Gustav Mahler era direttore dell'Opera di Vienna. Come tale ha invitato Mascagni a dirigere il Requiem dello stesso Verdi in sua memoria e fu naturalmente un successo. Ebbe poi una importantissima collaborazione con Gabriele D'Annunzio, con il quale ha lavorato al libretto della sua ambiziosa opera parisina, e a un'intervista al Corriere della Sera spiegò a modo suo che a teatro doveva essere presente in prima persona. Voleva assicurarsi che la musica riuscisse così come l'aveva immaginata, e ve lo dico nelle sue parole: «È qualche cosa come un duello col pubblico, e preferisco esserci anch'io. Voglio pagare di persona». Adesso è arrivato il momento di salutarci. Torneremo a parlare di Mascagni più avanti. Ma prima di andare, anche questa volta vorrei lasciarvi un estratto da ascoltare, da una delle sue opere che solo per il momento non vi svelerò. Perché è bello lasciarsi trasportare da ciò che la musica evochi a chi vorrà ascoltarla senza la suggestione che arriva da un titolo o da una trama. A presto e buon ascolto!